Siamo con Mirko Matteo, l'ultimo acquisto della Polisportiva Gaeta, centravanti, ex l'anno scorso, mi sembra di ricordare, di aver capito se sei stato a Podecore, quindi no, come ti trovi adesso in questo contesto? Ma diciamo che è il secondo giorno, la squadra mi sembra abbastanza una bella squadra, e no, mi trovo bene, abbastanza bene, certo, il secondo giorno ancora c'è tempo, portato qui? C'è tempo da fare, insomma, certe conoscenze. Conoscenze. Chi ti ha portato qui? Ma siccome sono stato a novembre a Podecora, quindi ho giocato contro il Gaeta, quindi appena dopo la partita mi hanno contattato. Siccome non potevo svincolarmi perché ero ancora tesserato a Podecora fino a dicembre, abbiamo dovuto aspettare. Quindi già ti hanno contattato in precedenza, sì, per un discorso futuro, diciamo così. Sì. Ma il tuo curriculum è quello che mi sembra, qualcosa ho letto, quindi c'hai qualcosina. Sei partito anche molto, anche qualche campionato in Sardegna. Sì, ho fatto 4 anni in Sardegna e gli ultimi 3 ho fatto Alghero, Porto Torres e Torres. Porto sei nato calcisticamente dove? Non ho capito. Sei nato calcisticamente? A Roma. A Roma. Lo conosci questo campionato giustamente perché hai giocato con Porto Torres. Qual è il discorso che si può prospettare con questa squadra, con te in rosa? Ma io penso che con me, con l'acquisto anche del difensore, non so come si chiama, Rea. Penso che la squadra è abbastanza competitiva, quindi penso che speriamo, ci metteremo tutta per arrivare tra le prime 5-6 posizioni. Chi con il campionato lo conosci? La squadra che è prima in classifica adesso, secondo te è raggiungibile? È un po' difficile, noi ce la metteremo tutta, ci mancherebbe, però il calcio è così, tocca vivere giornata per giornata, insomma. Qualcosa ti ha fatto scegliere Gaeta dopo il contatto che hai avuto? Ma Gaeta sinceramente mi hanno tutti parlato bene, soprattutto della piazza, e mi hanno detto che hanno un progetto a 2-3 anni per risalire, quindi Gaeta non, insomma, quando ti chiama non si rifiuta. Senti, stai adesso giocando in allenamento con De Lorenzo, come ti trovi se dovesse succedere che ti butta dentro la prossima domenica? Io come butto dentro o gioco, non gioco ultimi 10 minuti, tutta la partita, comunque sia, l'impegno mio è sempre massimo. E niente, impegnerò affinché possiamo risalire la classifica, insomma. La combinazione con De Lorenzo come la vedi? La combinazione con De Lorenzo, l'altro attaccante del Gaeta. Ferraro, si chiama Ferraro. De Lorenzo, quello alto. Alto capellone. Sì. Ancora non ci giocavo insieme, forse oggi i primi 45 minuti, però già da ieri ho visto un allenamento e penso sia un giocatore di un'altra categoria, questa categoria non gli aspetta proprio. Sicuramente. Quindi vabbè, allora appuntamento. Anche un'ultima domanda ti chiedo, come domenica prossima si gioca in casa, non so se giocherai perché mi sembra di aver capito che non hai 90 minuti nelle gambe. No, siccome da un mese che sto fermo, penso che piano piano prenderò il ritmo partita. Speriamo il prima possibile, insomma. La zona qui Gaeta Forme la conosci? No, non ci sono mai stato. L'anno scorso sono a Terracina, quindi su per giù, vicino. E sinceramente ancora non ho visto neanche la città, quindi ecco, vado a vedere dopo allenamento e spero che mi piaccia, ma sicuramente sarà così perché me l'hanno parlato tutti bene. Domenica si gioca in casa, però si gioca sul nero di Formi, quindi anche questa situazione negativa c'è. So che ci sono stati un po' di problemi con lo stadio, con il comune, non lo so, questo penso sia non sia tanto positivo per noi, comunque sia, l'area di casa è questa, non è quella, però che dobbiamo fare? Anche il manto di forma non è che sia ottimale. Ci ho giocato l'anno scorso, purtroppo è quello che è. La palla sembra che è viva, è magica. Ci abbiamo i piedi magici. La tua ex squadra della Cina la vedi lì in su, quindi hanno lavorato bene forse quest'anno? Sì, ma senza ombra di dubbio hanno lavorato bene, comunque sia hanno giocatori, secondo me, di tutt'altra categoria. Poi diciamo anche che comunque sia il livello quest'anno del girone non è che sia così tanto forte come negli anni passati, purtroppo la crisi c'è e le squadre ne risentono, il livello calcistico purtroppo sta in declino. E poi qualche squadra falsa in campionato, tipo Valmontone, Anitrelle, che hanno mandato tutti a casa. Questi purtroppo ci sono sempre stati, forse quest'anno si vedono ancora di più.
però che dobbiamo fare? Noi pensiamo a noi e pensiamo che la società qui è sana e basta, fa il più possibile. Bocca al lupo per domenica. Crepi, grazie.